Tutti, eccoci qua per un altro appuntamento organizzato dal gruppo che abbiamo costituito pochi mesi fa anche qui su Facebook, Strike the Virus come giovani anticapitalisti e giovani anticapitaliste, un gruppo che potesse dare l'opportunità a noi tutti e anche a chi ci ascolta di ragionare insieme su quanto sta avvenendo non solo in questa delicata fase della pandemia, ma anche un po' più in generale. Su tutta una serie di temi, naturalmente sempre da una precisa prospettiva analitica, in qualche modo militante. Oggi ho l'onore e l'onere di introdurre Franco Turigliatto, che, come prevede il titolo di questo evento, parlerà di Stato e classi nella società moderna. Prima di passare un attimo all'introduzione appunto di Franco, mi prenderò, come dire, la libertà di spendere soltanto 1 o 2 minuti per introdurre a mia volta brevemente l'argomento e per in qualche modo attualizzarlo, cercando di dare anche il segno e il senso del perché di questa iniziativa odierna. L'idea appunto è quella di parlare di Stato, un tema che ciclicamente, un po' come sono cicliche appunto le crisi del capitalismo, torna all'attenzione, del dibattito pubblico e del dibattito politico. E probabilmente per rendersi conto di questo si potrebbe partire, come dire, dalla famosa frase di Reagan che in qualche modo introduceva, no, l'alba dell'ultima era finale, del capitalismo, quindi dell'era neoliberista. La frase per cui appunto lo Stato non sarebbe la soluzione dei problemi, ma anzi sarebbe il problema. Ebbene, oggi invece, circa 30-40 anni dopo quella frase di Reagan, lo Stato sembra invece essere una soluzione appetibile da parte del sistema capitalistico per i problemi che la crisi sanitaria prima, poi tramutatasi in crisi economica tuttora in corso, appunto il sistema stesso sta vivendo. Una soluzione che è fatta di contributi a fondo perduto, di sgravi fiscali, di crediti d'imposta, di prestiti garantiti dallo Stato, come abbiamo visto negli ultimi giorni con i 6 miliardi abbondanti richiesti da FCA. E in tutto ciò, appunto, l'idea è quella di presentare lo Stato come un soggetto, un'entità non astratta, ma un qualcosa di storicamente determinato. Ecco, questa più o meno è la prospettiva che non a caso poi Franco Turigliatto inquadrerà, appunto, anche secondo un excursus o comunque appunto un breve percorso storico. Vengo quindi subito all'introduzione anche appunto del nostro relatore, prima di lasciargli immediatamente la parola. Franco Turigliatto, per chi appunto non lo sapesse, ha un percorso politico che in qualche modo parte e si dipana a partire dagli anni 60, dal movimento studentesco, con l'occupazione storica di Palazzo Campana qui a Torino, gli anni 60 o comunque il lungo 68 italiano, come è stato definito da alcuni autori, e quindi è un percorso che continua anche oltre il movimento studentesco fino ad abbracciare le lotte operaie dell'autunno caldo del 69. Fino ad arrivare, sintetizzando, agli anni 80 e 90, in cui c'è l'ingresso anche nella direzione nazionale dell'allora partito della Rifondazione Comunista, con in particolare l'impegno a seguire nel dipartimento di quel partito la questione delle grandi fabbriche, il tutto poi culmina nella legislatura che va dal 2006 al 2008, in cui Franco appunto è stato senatore sempre per Rifondazione Comunista, occupandosi anche in quel caso lì di lavoro, in particolare della commissione parlamentare sulle morti sul lavoro. Oggi Franco, esponente di sinistra anticapitalista, prosegue la sua attività politica e culturale, come dire, instancabile in termini tanto di divulgazione quanto di sensibilizzazione e attività tramite vari strumenti. Credo di aver già detto molto e a questo punto direi di passare la parola a lui e goderci in qualche modo la relazione per poi eventualmente avviare un dibattito nel caso ci fossero domande da lasciare anche qui nella chat di Facebook. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito e spero che questa forma di comunicazione a distanza, che mi riesce ancora difficile, nonostante che sia ormai molti mesi che dobbiamo praticarla, possa permettermi di essere sufficientemente chiaro nella mia esposizione. Stefano già ha detto che negli ultimi mesi lo Stato è ritornato molto di moda e da più parti, non solo da parte delle classi subalterne. È stata una richiesta di poter avere delle misure che permettessero di sopravvivere in questa crisi profondissima, ma sono state proprio le forze dominanti, quelle economiche, che dopo che per molti anni avevano detto
mettiamo da parte lo Stato, facciamo da soli, non abbiamo bisogno, o almeno dicevano a parole, in realtà hanno sempre avuto bisogno dello Stato, ne fanno grande richiesta e in particolare chiedono allo Stato di sopperire alle profonde contraddizioni economiche che attraversa tutta quanta la società e alle grandi difficoltà in cui non solo le piccole e medie imprese, ma anche le grandi imprese si sono venute a trovare. Allora, lo Stato che cos'è? La Treccani lo definisce così: lo Stato può definirsi come organizzazione di una comunità in grado di prendere delle decisioni, in ultima istanza sovrane, in nome della comunità, sia nei confronti dei membri dei gruppi interni ad essa, sia nei confronti di altre comunità. Lo traduco semplicemente così. Lo Stato è sinonimo di organizzazione della società e della collettività, che prevede un intervento superiore, che ha un territorio, un'area geografica ben definita, i cittadini e le cittadine su cui esercita la sovranità, e poi un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, che sono l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all'interno del territorio e che hanno la funzione di mantenere la società civile ed economica così come essa è, di disciplinarla e quindi di mantenere consolidato quel che è un funzionamento normale, tra virgolette, regolare di questa stessa società. La prima domanda che ci viene da porre dice: ma lo Stato è sempre esistito e sempre esisterà? Questa è la cosa che diciamo, pochi si pongono, danno per acquisito, ma nella storia dell'umanità lo Stato è un'istituzione abbastanza recente. Per millenni l'umanità che viveva in comunità molto delimitate, piccole, non aveva una qualsiasi forma che potesse corrispondere non allo Stato moderno, ma anche a una forma statale in qualche modo di regolazione della società. Perché tutte le persone, uomini e donne, partecipavano alla vita, era una società molto povera. Tutti dovevano in qualche modo lavorare per garantirsi la sopravvivenza, le decisioni inevitabilmente venivano prese tutti insieme in questa comunità, non c'era una particolare divisione del lavoro e non c'era neanche una divisione per cui alcuni avessero delle armi e altri non l'avessero. Non è che idealizziamo questo tipo di società primitiva, era una società naturalmente in balia completamente alle forze della natura, dominava sicuramente l'ignoranza, la paura, le credenze magiche che erano i punti di riferimento anche alla soluzione dei conflitti. Quando è che in qualche modo si determina un mutamento nella società? Per effetto di due elementi che vanno un po' di pari passo. Da una parte la crescita, adesso diremmo della produttività del lavoro, cioè la possibilità di quelle comunità di produrre più beni prodotti, diciamo, di quelli che immediatamente servivano per la loro sopravvivenza. E dall'altra parte, in relazione a questo, una divisione del lavoro. È chiaro che quando c'è una produzione di metodi materiali che permette a far sì che una parte che lavora riesce a produrre anche per l'altra parte che potrebbe non lavorare, comincia a delinearsi una divisione del lavoro profonda e anche un'articolazione diversa, della, società. Una parte della società può impadronirsi del sovrapprodotto creato da chi lavora, dai contadini, attraverso l'agricoltura, lo sviluppo dell'agricoltura. E le società cominciano a diventare molto più articolate e anche a nascere delle forme molto primitive, molto piccole di privilegi, ma dei privilegi. E la struttura della società comincia ad esserci, a dividersi in classi, sostanzialmente. Da una parte magari un re, una famiglia più potente, una struttura che comincia via via a gerarchizzarsi e a creare anche nella divisione del lavoro c'è appunto chi lavora i campi, chi va magari ancora a caccia, chi
comincia a costruire il pensiero, potremmo dire l'ideologia, cioè a leggere il mondo, a dare una spiegazione del mondo, a dare una spiegazione anche dei fatti naturali attraverso la religione. Per cui ecco che la società comincia a permettersi, attraverso questa divisione del lavoro, una parte che non lavora più quotidianamente perché non c'è più bisogno, ma struttura l'articolazione della società ed anche i privilegi. Ecco, qui diciamo è difficile pensare, come dicono molti ideologhi, cioè lo dice tra l'altro nel Leviatano, Hobbes dice: l'uomo è lupo, ogni uomo è lupo rispetto agli altri uomini, e tutta questa forma di pensiero dice: in realtà lo Stato nasce da quando le comunità decidono di avere un patto tra di loro e di formare una struttura al di sopra dei singoli individui, cioè lo Stato che regoli le funzioni. Tutto fa invece pensare che sia stato avvenuto qualcosa di diverso, che qualcuno più prepotente degli altri abbia potuto in realtà imporre le proprie leggi, la propria forza. E peraltro, se voi pensate tutta la storia dell'antichità, è la storia di che cosa sostanzialmente? Di conflitti, di guerre, di invasioni, di assoggettamento al servaggio delle popolazioni conquistate. L'altra sera assistevo a una lezione di Barbero, che è sempre molto interessante sulla televisione. A un certo punto, parlando della democraticissima società greca, della polis greca, lui ha detto semplicemente una cosa molto semplice: ma mica tutti quelli che stavano lì avevano gli stessi diritti, partecipavano all'agorà, cioè all'assemblea della piazza, no? E in realtà anche la storia della Grecia è storia di conquiste, di asservimento di schiavi. In realtà c'era una parte della popolazione che appunto non aveva alcun diritto se non quello di lavorare. Gli schiavi, in particolare poi in quella società, tanto più la società romana, è una caratteristica esattamente della formazione dello Stato il fatto che un pezzo di società non può più portare le armi. Le classi suddite, le classi sono costrette a lavorare e a produrre anche la ricchezza per quelli che non lavorano, non possono portare le armi. E invece la classe dominante, attraverso quello che è uno Stato in formazione, comincia ad avere il re, tutta la struttura di gestione amministrativa attorno al potere al potere regio, e ovviamente una struttura militare che garantisce l'ordine esistente, e io aggiungo la proprietà esistente, le condizioni esistenti, e anche il fatto che i contadini versino le loro, diciamo, portino i loro prodotti e non c'è soltanto più a questo punto la struttura del re o del dominio centrale, ma comincia ad esserci tutta un'articolazione. Ci sono i sacerdoti che gestiscono l'ideologia religiosa, ci sono una serie di altri soggetti anche che cominciano a produrre esattamente un pensiero che dà una spiegazione razionale e logica di quella struttura esistente gerarchica, cioè quella che in linguaggio marziano si chiama un'ideologia. Ideologia nel senso di falsa coscienza. Si presenta quella società come la società inevitabile, naturale o decisa da Dio, da qualche deo o da Dio stesso, a cui tutti devono assoggettarsi, e quindi è a un certo punto. Quella società infatti non viene gestita soltanto più attraverso l'oppressione e la violenza, ma è accettata, è condivisa, e chi si ribella in qualche modo poi viene rimesso a posto. L'esempio più grande di tutte è ovviamente la ribellione degli schiavi intorno al 70 avanti Cristo, romani, guidata da Spartaco, e la repressione fu di una violenza eccezionale, proprio perché
lo Stato romano voleva assolutamente impedire che potesse prendere piede la possibilità di una liberazione degli schiavi, perché tutto quel sistema e l'impero romano poi si reggerà esattamente sotto questa forma di sfruttamento. Storicamente poi la struttura dello Stato e la sua articolazione si vede ancora meglio se noi prendiamo il feudalesimo, no? Prendiamo il feudalesimo. Il feudalesimo, noi abbiamo il feudo, cioè un territorio con un conte, un duca. Abbiamo il castello, cioè lui guida l'esercito, decide le imposte, le tasse, e anche nello stesso tempo il giudice, il sistema giudiziario, e nello stesso tempo è l'amministratore economico. Queste funzioni, via via che si allarga il feudo, la struttura territoriale di dominio, hanno un'articolazione, cioè non può fare tutto il feudatario, non può fare tutto il duca o il conte, ma costruisce un vasto apparato che sia amministrativo sia militare per garantire che cosa sostanzialmente? Il dominio sulla vasta classe dei servi della gleba, dei contadini. Questo è un, diciamo così, la struttura storica del passato, e vediamo che cosa cambia sostanzialmente a partire dalla società moderna e a partire anzi dalla società contemporanea, con l'avvento a partire dal XVIII secolo della borghesia, con la rivoluzione francese, prima la rivoluzione inglese, che segnano il passaggio effettivamente dal potere della nobiltà e della società feudale, la struttura feudale, a una nuova forma di dominio che poi è quello della borghesia, che si è sviluppato prima nella società e poi attraverso le rivoluzioni, quella inglese del 1640 e quella francese del 1789, afferma il suo potere e costruisce uno Stato che, guardate, è uno Stato che utilizza molte della strumentazione precedente dello Stato feudale, soprattutto dello Stato assoluto dei secoli precedenti, ma nello stesso tempo lo modifica in modo da renderlo adeguato a quello che è la struttura economica vera e propria della nuova società. E la struttura economica della nuova società è la dominanza del capitale, la concorrenza del capitale, la proprietà privata sotto questa forma, un pezzo della società privilegiata, che è la borghesia, dispone dei capitali e quindi mette in moto anche l'economia attraverso l'investimento dei capitali, e una larga parte della popolazione, a differenza dei contadini che erano collegati strettamente alla terra, questi sono assolutamente persone libere. Non hanno niente, non hanno più terra, non hanno nulla, non hanno alcuna proprietà. Possono fare soltanto una cosa. Qual è questa cosa che possono fare? Vendere la loro forza lavoro. Sono perfettamente liberi. È chiaro che cambia completamente anche la struttura di pensiero e di ideologia. Tant'è vero che qual è l'ideologia che viene costruita, il pensiero che viene costruita. Questa situazione che si determina con l'avvento di questo nuovo modo di produzione capitalistico, in realtà è, secondo gli ideologi d'allora, è lo stato di natura, è la perfezione, diciamo, e quindi la storia è evoluta fino ad arrivare a questo modello di società, che è quello perfetto, che quindi deve essere garantito. E qui, però questo rivela anche immediatamente una cosa abbastanza precisa. Quando la borghesia dice, nasconde il proprio Stato, no? E dice sostanzialmente, no, lo Stato non deve intervenire, ed è così in effetti. Loro non hanno, cioè lo Stato deve intervenire soltanto per fare due cose, dal punto di vista militare, difesa dello Stato, dei confini, quindi di un determinato, e dal punto di vista della giustizia, della repressione di coloro che mettono in discussione l'ordine costituito, che possono essere sia soggetti rivoluzionari, ma sia anche, diciamo, contrasti o azioni fuori, esagerate, fuori dal coro, da parte del padronato stesso, dei borghesi, borghesi stessi, per esempio tutto il diritto civile, ma anche il diritto penale,
interviene su questo. Quando dicono appunto in realtà lo Stato deve avere solo queste funzioni mettono in luce un altro aspetto che per marxisti è abbastanza importante, cioè che cosa c'è alla base della società? Il punto di partenza della società è lo Stato o il punto di partenza della società è la società civile o più propriamente i rapporti di produzione economici e quindi il modo con cui gli uomini e le donne producono i beni per poter sopravvivere. E quindi vediamo che dal punto di vista marxista, diciamo così, l'interpretazione dello Stato è il seguente: c'è una base strutturale che è quella economica, quella data dai rapporti di produzione economica, e a seconda della natura e degli elementi che costituiscono questa struttura economica si erge una sovrastruttura molto importante, decisiva e indispensabile, che è lo Stato e che è l'ideologia, cioè le idee che produce questo Stato, che è funzionale a garantire quel determinato sistema economico. E qui faccio un'ulteriore precisazione. Voi mi direte, ma allora in una società esiste soltanto l'ideologia dominante, come noi diciamo, cioè anzi affermiamo che l'ideologia dominante di una società è l'ideologia della classe che ha il potere economico e quindi anche il potere politico. In realtà in tutte le società esiste, oltre all'ideologia dominante, come la vedete è dominante, anche, e questo è molto evidente nell'Ottocento, esiste ancora la vecchia ideologia precedente che sopravvive e per molti aspetti religiosi, culturali, anche incide anche su settori molto più ampi che non la vecchia ristretta classe aristocratica, ma esiste anche dall'altra parte un pezzo, seppure minoritario, della società che comincia a produrre una ideologia rivoluzionaria, dell'ideologia rivoluzionaria. In fondo, permettetevi, noi possiamo anche in questi giorni vedere come sia assolutamente dominante la lettura in questi anni, la lettura da parte delle forze principali del capitalismo, che legge il mondo e quel che avviene tutto attraverso la sfera del liberismo, attraverso le loro forme politiche e ideologiche. Dall'altra parte però anche in questa società continua ad esserci una minoranza che è, di cui noi credo facciamo parte, una minoranza che contesta questa organizzazione della società e che produce invece delle idee rivoluzionarie, che non accetta questa realtà come una realtà fissa e determinata, ma che pensa che lo stesso sistema che ha prodotto del capitalismo produce anche un soggetto sociale, che sono le classi lavoratrici sfruttate, che potenzialmente può avere la capacità di costruire una società superiore. E a questo punto vengo a chiarire due cose. Uno degli aspetti ideologici di fondo che viene avanzato è, dicono, avete presente, la libertà economica va di pari passo con la libertà politica, o meglio, le libertà politiche non possono esistere se non c'è la libertà economica. Ora, in realtà è chiaro che è un po' più complesso la cosa, cioè ovviamente uno può pensare, noi possiamo pensare quel che vogliamo dal punto di vista politico in questo sistema democratico, ma tornerò dopo su questo. Però in realtà non è mica così. Pensate un attimo, non è, sì, volendo io posso avere o la libertà di poter mettere in piedi, io potrei dire adesso metto in piedi una grande industria, no? Metti in piedi una grande struttura commerciale, solo che come fa un lavoratore normale, un sottoscritto, un pensionato, a raccogliere i capitali per poter fare questa operazione? Cioè la libertà economica è un elemento fasullo. Anzi, se voi avete presente, dopo gli anni in cui in qualche modo, ci tornerò dopo, c'era stato,
attraverso le lotte dei lavoratori in qualche modo una capacità maggiore di un leggero miglioramento della distribuzione della ricchezza. Oggi, anzi, tutte le ricerche mostrano che la polarizzazione sociale non è mai stata così forte, così grande. Un accentramento dei capitali e in realtà la libertà economica è una libertà nel migliore dei casi, diciamo, per un consiglio lavoratore. Pensate a tutti i lavoratori che sono stati espulsi dal progetto produttivo industriale, che hanno messo in piedi il negozietto, la cosa, eccetera, magari fallendo dopo 6 mesi, perché naturalmente la concorrenza è stata fortissima. Quindi in realtà la libertà economica non è la garanzia vera di libertà politica, te la permette, certo, come non è che tu abbia la possibilità di avere completamente la possibilità, non hai la possibilità in realtà di diventare tutti non hanno la possibilità di diventare capitalisti. Ecco, l'altra cosa importante da precisare è la seguente. Normalmente non si vuole molto, ho già detto, tutta l'ideologia, Reagan, tu l'hai detto, Stefano, all'inizio, disse addirittura lo Stato è un problema. Il che significava, che cosa significava con questa parola? Non che non volesse lo Stato. Lui tra l'altro poi era un militarista, quindi attraverso lo Stato ha costruito, diciamo, fortemente tutto un settore economico militare che è stato importantissimo nello sviluppo degli Stati Uniti. Voleva dire che le conquiste ottenute nei decenni precedenti dal movimento dei lavoratori di poter avere una parte almeno di intervento pubblico statale anche a vantaggio loro doveva essere cancellato. Questo è il vero obiettivo, perché in realtà in tutti i momenti di crisi lo Stato, in particolare lo Stato capitalistico, è fondamentale dal punto di vista economico. Cioè lo Stato capitalistico è fondamentale, lo Stato per i capitalisti è fondamentale per garantire la pace sociale, per reprimere i comportamenti individuali o collettivi di rimessa in discussione di quello che è l'ordine economico. E questa è la prima funzione, no? Un gruppo di uomini armati, per usare l'espressione di Engels. Ma è fondamentale dal punto di vista di tutta una serie di elementi di costruzione del sistema capitalistico. Pensate quel che è la costruzione delle infrastrutture, le ferrovie nell'Ottocento, ma poi anche dopo. Pensate a tutta una serie di interventi fondamentali per il capitalismo che il singolo capitalista o anche dei gruppi di capitalisti non avrebbero affrontato perché è troppo rischioso. E quindi è lo Stato che interviene. Per non parlare poi nel momento in cui un determinato sistema capitalista diventato imperialista, Germania o Francia, pensa che la dimensione statuale è troppo piccola e ha bisogno di sconfiggere i concorrenti francesi o tedeschi o inglesi attraverso la strumentazione della guerra. Lo Stato diventa fondamentale nella costruzione della guerra e nella guerra è sia un soggetto che costruisce la guerra, ma anche un soggetto che fa le commesse militari e fa vivere e prosperare una parte del capitalismo. Questa è una cosa. O pensiamo, vediamo in un altro momento, diciamo così, la grande crisi degli anni 30. A quel punto, i settori più lungimiranti della borghesia capiscono, tanto più perché c'è l'Unione Sovietica, c'è la minaccia del comunismo, tutta una serie di cose, che è decisivo l'intervento pubblico per poter sostenere l'economia e quindi lo Stato diventa fondamentale. E poi infine il secondo dopoguerra, tutta la ricostruzione. Solo che il secondo dopoguerra è caratterizzato anche da un altro elemento. Secondo dopoguerra caratterizzato da una parte del fatto che una parte del mondo viene sottratta al capitalismo, non entro qui nel merito di giudicare quei regimi là, ma diciamo è vista come una possibile alternativa. Ci sono poi nei paesi capitalisti occidentali profonde forze del movimento dei lavoratori e quindi per la prima volta molto più di prima, anche grazie a un periodo particolare di grande sviluppo del capitalismo positivo, pezzettini
di ricchezza determinati dall'aumento della produttività possono essere conquistati, anzi strappati dal movimento dei lavoratori. Ed esattamente quello che si produce in quello che sono considerati gli anni gloriosi, cioè gli anni 50 e 60. Quindi vedete che da questo qui assistiamo a quello che molti hanno interiorizzato, che lo Stato è anche l'intervento pubblico e può essere anche l'intervento pubblico a favore delle classi subalterne. Solo che con l'inversione del ciclo economico questa situazione è rimessa profondamente in discussione a partire da Reagan, a partire da Thatcher, a partire dal liberismo che si diffonde in tutti quanti i paesi d'Europa. In realtà, attenzione, ma lo Stato non è che torna indietro dal punto di vista dell'intervento economico, torna di aiuto, di sostegno all'economia borghese, solo che le risorse di quello Stato vengono ridotte per quanto riguarda le classi subalterne e lavoratrici e vengono indirizzate soprattutto a favore della proprietà privata. Pensate alle privatizzazioni delle grandi strutture nazionalizzate che c'erano in Italia. È un regalo fatto alla borghesia. Pensate alla giungla di leggi e a tutto come è combinato il sistema economico europeo e le norme europee che sono esattamente la garanzia del profitto e sono la garanzia delle rendite finanziarie, che è un elemento decisivo del sviluppo del capitalismo nel corso degli ultimi decenni. E in fondo quel che hanno fatto oggi queste enorme, ma se avete pensato, dato, hanno detto per che non avevano un soldo, che non si poteva spendere i soldi per le pensioni, per il reddito di cittadinanza, per intervenire, non c'erano i soldi per fare una grande pianificazione ecologica, e da un giorno all'altro saltano fuori non qualche milione in più, non qualche miliardo di euro, centinaia, migliaia di miliardi di euro, però sono indirizzati per mantenere in piedi una struttura e sono costruiti, ne potremo discutere meglio, in modo da mantenere la permanenza del liberismo e la permanenza delle strutture finanziarie, dei meccanismi che garantiscono il trasferimento della ricchezza come una specie di aspirapolvere dai settori, dalla attività civile e dal lavoro delle grandi masse proletarie popolari direttamente alla rendita del capitale. Questo quindi, vedete che in realtà lo Stato, non so se sono riuscito a raccontare abbastanza bene l'elemento che è una sovrastruttura che deriva dalla struttura economica sociale, ma nello stesso tempo una struttura fondamentale per il mantenimento e la conservazione di quella struttura economica e sociale, e quindi lo sfruttamento, il dominio di una classe sull'altra. Ok, questo è un po' il tipo di cosa. A che punto sono? Quanto ho parlato? 40, 30? Circa mezz'ora. Mezz'ora. Reggete un altro po' diciamo, un'altra questione di fondo. Però voi mi direte, cavolo, ma questo ruolo dello Stato è comprensibile nell'Ottocento. In fondo nell'Ottocento che cosa c'è? Nell'Ottocento il Parlamento è effettivamente lo strumento decisionale della borghesia, perché votano soltanto, si vota per censo, quindi sono soltanto i borghesi stanno lì, e in effetti si incontrano lì per decidere le grandi scelte. Solo che poi il movimento operaio comincia ad affermarsi, il suffragio universale si allarga fino a comprendere in Italia, ma anche negli altri paesi, sostanzialmente dopo la prima guerra mondiale si allarga a tutti i cittadini maschi, perché la pienezza dei diritti politici per le donne arriverà solo in genere più tardi. In Italia arriva soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Nel Parlamento
entrano anche i rappresentanti delle classi popolari. E quindi, in realtà, in quel Parlamento c'è la possibilità di portare anche le istanze delle classi popolari. E quindi dite, vedete che i cittadini sono tutti uguali? Vedete che lì possono essere prese le decisioni? Vedete che la democrazia non è vero che sia uno strumento di classe? Quello Stato, in realtà lo Stato può essere diretto anche da un Parlamento, da classi dai rappresentanti delle classi popolari. Peccato che la cosa funzioni in modo un po' diverso. Allora, in primo luogo, diciamo, ci sono esattamente le illusioni da parte dei rappresentati della classe lavoratrice che sia possibile cambiare un po' alla volta la società attraverso quello. In realtà, via che il Parlamento si democratizza, succede semplicemente questo. Succede che in realtà lo Stato non è solo il Parlamento. Lo Stato è tutte le strutture dell'apparato che sono costruite in funzione di una determinata società. Sono la forza delle lobby economiche con i loro uomini piazzati nei posti decisivi. La forza dell'apparato statale repressivo che resta sempre in ultima istanza lo strumento con cui si può intervenire. E quindi la centralizzazione degli interessi della borghesia e dello Stato è una cosa che in realtà non è nel proscenio, cioè nel Parlamento, ma sta dietro, sta attraverso le strutture statali vere e proprie dell'apparato statale nei suoi rapporti con le classi economiche, che determina alla fin fine le scelte di fondo. E pensate, veniamo qui, pensate un attimo, tutto sommato il governo sotto la pressione era spinto a chiudere determinate zone, a chiudere molto di più al momento dell'inizio della pandemia. Chi è che l'ha vinta? L'ha vinta la Confindustria. Cioè, vedete questa forza qui. Pensate alla Fiat, la Fiat FCA, la forza che c'ha. Se ne va via, fa il bello e il cattivo tempo, va da un'altra parte, non paga le tasse da altri paesi, però nel momento in cui lo Stato dice diamo dei soldi alle imprese per rilanciarlo, eccolo qui, 6 miliardi e 3 assicurati. Vedete la forza che c'è e il controllo che hanno su questo tipo di apparato. Ora, infine, questo diciamo così è per... due cose. Ha interesse la classe lavoratrice ad avere uno Stato con strutture politiche democratiche e di rappresentanza, col diritto di organizzazione? Sì, assolutamente sì. Infatti, chi è che ha condotto di più le battaglie democratiche per l'allargamento del suffragio universale? È la classe lavoratrice che aveva interesse, i diritti democratici, perché è chiaro che in questo modo è molto più facile che non sotto un regime dittatoriale costruire le proprie strutture, costruire le organizzazioni sindacali, costruire le organizzazioni politiche, costruire le case del popolo, costruire tutte le forme associative. Quindi, in realtà il movimento dei lavoratori è quello che ha più interesse ad avere le forme democratiche dello Stato capitalista, pur dentro, anche se questo non impedisce lo sfruttamento. Se avrò tempo parlerò meglio del rapporto tra Costituzione e Stato italiano, ecco. Ah, e ovviamente questo ti interessa, si è battuto per questo, ovviamente la cacciata del fascismo è stata una grande conquista. Quando normalmente la borghesia preferisce in situazioni normali una gestione democratica, perché da tutti i punti di vista è meglio per sé, perché diciamo così la società è più coinvolta, è più tranquilla, può continuare a fare i suoi affari, anzi
ha credibilità, anzi gli affari possono anche funzionare meglio in determinati periodi, se c'è qualche soldo in più possono pure, come in certi periodi, sotto la pressione dei lavoratori, sganciare qualche salario più alto se il periodo economico è relativamente favorevole. Quindi normalmente la borghesia sceglie, quando può, sceglie questa forma di dominio, che è più vantaggioso e anche dal punto di vista dell'ideologia, che questo è il migliore dei mondi possibili, la rende più credibile questa ideologia ella stessa. Però le cose possono cambiare anche abbastanza rapidamente. Che cosa sono? Ci sono tre forme in cui la borghesia, nei periodi di crisi, che può essere economica o sia di conflitto sociale, decide di utilizzare non un altro Stato, ma di modificare la forma e la struttura dello Stato. Storicamente queste si articolano in tre forme che sono un po' diverse dalle altre. Una è la dittatura, semplice, senza ulteriore specificazione, che si basa sugli apparati statali, sull'esercito e sulla polizia. Questa è una forma, presenti in tantissimi paesi anche oggi, oggi. E seconda forma, quella che viene chiamato bonapartismo. Il bonapartismo in realtà è quando il conflitto, cioè la situazione tra le classi, c'è un equilibrio instabile e qualche personaggio, però sempre in relazione all'esercito e alla struttura dell'apparato, acquista come un ruolo superiore, proprio perché è la forma attraverso cui si può mantenere, dal punto di vista della borghesia, il controllo della situazione. E quindi cede anche parti di potere. Per esempio, il gollismo ha avuto questa caratteristica qui. Il bonapartismo, Bonaparte è esattamente quello che è asceso al potere in una fase in cui la borghesia non era ancora completamente consolidata, in cui c'erano ancora le vecchie classi feudali e nello stesso tempo c'era già un proletariato nascente. Questa è la forma bonapartistica della cosa. Una forma bonapartistica che è tentata ma durata molto poco è nella rivoluzione russa, è quella di Kerensky, che però è durata non ha avuto successo. E poi esiste vera e propria la dittatura fascista. La dittatura fascista è una cosa più, è per questo che noi distinguiamo tra dittatura militare tout court, che abbiamo visto molte volte in America Latina, eccetera, in altri paesi, e la dittatura fascista, perché la dittatura fascista presuppone la distruzione definitiva e totale della classe lavoratrice, e lo fa attraverso l'attivizzazione militante e militare dei corpi franchi, della organizzazione di settori di piccola borghesia distrutti, impoveriti, arrabbiati, incazzati in tutti i modi, e l'attiva. Questo è il fascismo. Questo è stato il fascismo. È l'operazione fatta in Italia negli anni dopo il 20, è fatta in Germania sempre, a cavallo tra gli anni 20 e 30. E questa è la forma più estrema e drammatica, ovviamente. Apparentemente la borghesia è messa da parte, ma in realtà il fascismo, perché c'è una struttura quasi esterna, no? Ma il fascismo, gli uomini del fascismo e gli uomini del nazismo, con i loro apparati, eccetera, e l'utilizzo però esattamente sia delle strutture repressive normali dello Stato, più le strutture create in più a sostegno, quelle che noi chiamiamo le bande armate del capitale. Le bande armate del capitale garantiscono l'ordine. Questo è, le forme con cui
lo Stato borghese. Naturalmente in questi casi c'è anche una forte, qualche volta una forte centralizzazione economica, ma la forte centralizzazione economica, penso al riarmo della Germania, al riarmo della Germania negli anni 30, è stata una manna enorme. Cioè quella scelta lì del nazismo è stata fatta dalla borghesia perché si sentiva minacciata dal comunismo e ha scelto di foraggiare, di sostenere, eccetera, cedendogli anche parte del potere, diciamo così, e poi con qualche preoccupazione, perché voi sapete che poi i nazisti sono andato oltre, però la guerra la voleva anche la borghesia, perché voleva riconquistare, diciamo, imporsi di nuovo a livello europeo. E in effetti l'unificazione dell'Europa nel 1944 era una cosa reale. Il nazismo ha unificato gran parte dell'Europa. Il 1944 è il momento massimo di produzione industriale e militare della potenza tedesca e dell'occupazione anche. Poi in realtà nel 1943 già c'è la sconfitta a Stalingrado, e quindi poi comincerà il declino e la sconfitta della guerra. Quindi queste sono tre forme diverse per noi. Per questo oggi noi abbiamo sempre difeso l'aspetto democratico anche della società borghese, pur sapendone i limiti, pur volendo noi costruire una società ulteriore, più avanti, democratica, socialista, diversa, che veramente porti... Pensate un attimo, socialdemocrazia, che per noi adesso è un termine, ma che cosa indicava? Indicava che si voleva che la democrazia non fosse soltanto politica, ma fosse anche sociale. Questo è il tipo di cosa, che poi vuol dire comunismo, anche vuol dire socialismo sostanzialmente, ma questo era il termine, cioè era dire noi va bene la democrazia politica che abbiamo conquistato, che avete dovuto darci, eccetera, ma noi vogliamo una società che vada oltre, che oltre alla libertà politica ci sia anche effettivamente la libertà economica, che in realtà presuppone non la proprietà privata, ma la socializzazione dei mezzi di produzione e la democrazia sociale di un'altra società. Io mi fermerei per ora qui, c'è altre cose da dire, ma a questo punto siamo a 40 minuti abbondanti e forse magari ci sono già delle domande e delle cose. Ho lasciato fuori la Costituzione italiana, c'è la Costituzione italiana, c'è che cosa sarebbe stato operaio, se mai alla fine lo faccio. Ok, non so se sono in onda, ma penso di sì. Perfetto, allora nell'attesa che si raccolgano ulteriori domande, io intanto provo a stimolare il dibattito nella speranza anche di azzeccare o anticipare almeno una parte dei contenuti che avevi ancora in mente, insomma, di illustrare. No, intanto ti ringrazio per, come dire, la carrellata, ma definirla carrellata mi sembra quasi offensivo, l'excursus storico che naturalmente dà anche un po' di nuovo il segno quella che alcuni poi chiamano anche teoria della storia di matrice propriamente marxiana nell'analisi del rapporto fra struttura economica, sovrastruttura statuale, politica, ideologica, e che quindi fa comprendere bene come appunto il tutto non sia un prodotto naturale, ma il prodotto appunto dell'evoluzione di ben precisi rapporti di produzione che tu stesso hai citato e di ben precise forze produttive. Altro che fine della storia, come si intitolava appunto il famoso libro di Fukuyama uscito poco dopo la caduta del muro, sempre a prescindere appunto dalla valutazione sull'esperienza sovietica a cui tu stesso hai accennato. Detto questo, no, io volevo semplicemente chiedere due cose, proprio riprendendo il nesso, a mio avviso, centrale fra libertà politica e libertà economica, un tema molto molto studiato, quindi il rapporto fra capitalismo e democrazia. E volevo chiederti questo, appunto, e cioè se a tuo modo di vedere, come sembra che sostengano diversi altri studiosi, i cosiddetti 30 anni gloriosi, che di nuovo hai citato nella tua relazione, non siano stati in realtà soltanto un'eccezione
rispetto a quello che possiamo riconoscere oggi come l'intera traiettoria storica ed evolutiva del modo di produzione capitalistico. Un'eccezione che appunto viene confermata dal fatto che le stesse libertà politiche in realtà poi si sono ristrette negli ultimi 20-30 anni, anche in Italia lo vediamo, molto interessante anche il discorso sul Parlamento, le forme di rappresentanza democratiche. Anche in questo caso noi abbiamo assistito a una continua torsione verso, come dire, l'adozione anche di sistemi elettorali ipermaggioritari a partire dagli anni 90 fino ad oggi, e se non fosse esplosa la pandemia a marzo saremmo andati a votare sulla proposta di riduzione del numero dei parlamentari, peraltro avallata anche dai partiti oggi al governo. Quindi volevo chiederti in questo senso se stiamo diventando democrazia senza scelta, come per esempio dice il sociologo marxista Streck in Germania, e se quindi quel periodo non sia solo sia stato solo un'eccezione democratica, appunto. Associato a questo, e chiudo, proprio per continuare a esplorare questo nesso fra libertà politica e libertà economiche, volevo chiederti se, dopo tutto il dibattito che c'è stato nel 2018 a seguito dei successi dell'uomo forte Salvini sul ritorno del fascismo, siamo di fronte, magari anche con delle forme inedite, in assenza di un conflitto forte di classe, ha appunto a delle tendenze di fascistizzazione, se non del corpo sociale, con quella piccola borghesia arrabbiata a cui tu stesso accennavi, anche dello Stato. Sì, c'è qualcuno che ha mandato qualche domanda oppure no? Non ancora. Vabbè. Per ora non ancora, credo. Non ancora. No, perché questo, la domanda che hai fatto in realtà cade immediatamente anche sulla Costituzione, sullo Stato, perché va. Allora, sì, è difficile. Allora, i 30 anni gloriosi, in primo luogo, a posteriori è abbastanza facile vederli come, cioè, si può oggi dire che sono un'anomalia della storia complessiva del capitalismo. In realtà sono un'anomalia anche dal punto di vista territoriale, perché non è che in tutto il mondo quei 30 anni lì abbiano significato le stesse cose. È una determinata zona geografica, è l'Europa, in parte gli Stati Uniti, qualche altro paese che hanno potuto vivere, il Giappone sicuramente, ma non vale già per molti altri paesi, insomma, Africa, tutto il Medio Oriente, diciamo America Latina, eccetera, già sono molto diverse queste condizioni. Allora, in realtà, dietro a quella situazione particolarmente positiva, c'è una serie di elementi che poi si sono rivelati caduti, cioè che nello sviluppo del capitalismo sono stati caduti. Lì avevi una ricostruzione dopo la guerra, la necessità di garantire condizioni positive al proletariato dell'Europa occidentale di fronte all'alternativa, seppur tra virgolette, dall'altra parte nell'Europa orientale. Alti livelli, nuovi settori industriali in sviluppo, alti livelli di produttività, un forte sviluppo del commercio mondiale, una capacità rivendicativa del proletariato molto forte, che combinata appunto al fatto che qualcuno diceva facciamo come in Russia, c'era lo spazio con quell'alta produttività e alti profitti e forti tassi di sviluppo di accettare il miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. E quindi anche l'introduzione del welfare, che erano quindi le pensioni, la sanità, la scuola pubblica, tutta una serie di elementi che sono le grandi conquiste sociali dei 30 anni gloriosi. In realtà questa situazione in cui si è combinato questo momento particolare, appunto, grande sviluppo della produttività con grandi sviluppi anche delle possibilità dei commerci, forza del movimento dei lavoratori, si è esaurito a un certo punto. Il meccanismo non ha più funzionato, e l'altro elemento era interventi pubblici dello Stato anche dal punto di vista industriale per agevolare,
pensate al ruolo dell'IRI in Italia, no? Che era già nato prima, ma il grande ruolo che ha avuto negli anni 50 e 60. Tutto questo è finito sostanzialmente a metà degli anni 70, non solo perché, non tanto perché, come dicono, c'è stata la crisi del petrolio. In realtà la crisi del petrolio era semplicemente un elemento denotatore, ma era già a sua volta espressione che quel periodo lì economico, con quella configurazione economica, quella che alcuni marxisti chiamano l'onda lunga espansiva del capitalismo, stava terminando. E collochiamo in questo l'Italia. L'Italia ha la lotta di resistenza, ha un movimento sociale, un movimento politico e sociale molto grande, ha l'attrazione da parte in larghi settori di massa di farla finita non solo col fascismo, ma anche col capitalismo. Dall'altra parte dell'Adriatico c'è l'esperienza della Jugoslavia, quindi un'attrazione forte, oltre che l'attrazione dell'Unione Sovietica. A Yalta però c'è la divisione del mondo in sfere, l'Italia nella sfera americana e occidentale, il Partito Comunista si adegua, e i partiti socialisti, e quindi fanno questa operazione qui. Si battono per il cambiamento della forma istituzionale, almeno, quindi via la monarchia particolarmente responsabile del fascismo e tutto quanto, ma non l'apparato statale. L'apparato statale resta largamente quello precedente, soprattutto l'esercito, le strutture repressive, la magistratura. Si conquista attraverso la Costituente una Costituzione molto democratica, con una serie di principi che dovrebbero garantire una condizione di vita e tutta una serie di servizi, di welfare molto sviluppato, che mi pare, non so se Calamandrei, non ricordo più, dice in realtà Partito Comunista e Partito Socialista accettarono lo status quo capitalistico e fu dato a loro come regalo una Costituzione molto democratica con una serie di principi che però non avevano le norme attuative, cioè l'idea futura del socialismo, e questo favorì l'operazione ideologica del Partito Comunista di costruire l'idea che c'era condizioni diverse, non si trattava di fare la rivoluzione come in Russia, ma era possibile la democrazia progressiva, cioè una forma di riformismo radicale, cioè che si entrava in cui ci sarebbe stato il controllo maggiore delle scelte del capitale in funzione del benessere delle classi lavoratrici. Tutto questo però negli anni 50 non avvenne. Quando è che pezzi della Costituzione vengono conquistati? È a partire dagli anni 60 e 70, quando in realtà, sulla base dell'accumulazione numerica di forze di organizzazione, la classe lavoratrice entra massicciamente in campo e allora conquista, butta via le gabbie salariali, conquista la migliore legge dal punto di vista delle pensioni, salari decenti, addirittura la scala mobile col punto unico di scala mobile, e poi il divorzio, la legge sull'aborto, la riforma fiscale molto progressiva che ci fu, e tutta una serie di diritti e di conquiste che però già a partire dall'80 saranno rimessi rapidamente tutti quanti in discussione. Cioè, quindi in realtà gli elementi, è importante lo statuto dei lavoratori, è importante che ci sia stato tutto questo, perché se una conquista che prima nei fatti, nei luoghi di lavoro, di nuovi rapporti di forza, si trasferisce anche sul piano normativo e legislativo,
Poi i lavoratori, anche in periodi di difficoltà maggiore, hanno uno strumento legislativo, normativo a cui attaccarsi per cercare di poter difendere certe cose. Ma vedete, tutto questo un po' alla volta è stato smantellato. Però, quindi credo di aver in parte, con l'esempio italiano, risposto alla tua domanda. È stato eccezionale quel periodo, ma in Italia è diventato ancora più eccezionale solo perché combinato con una forza senza precedenti del movimento dei lavoratori. Ma come questa ha cominciato a diminuire e come a un certo punto le grandi organizzazioni sindacali hanno cominciato a preoccuparsi di più dei diritti di profitto delle aziende, dei padroni, e quindi a cambiare anche la loro politica rivendicativa, e non avendo più i lavoratori di imporre dal basso le loro rivendicazioni, è cominciato il periodo involutivo sul piano economico e via via sul piano della democrazia reale, della partecipazione, fino a mettere in voto poi in Italia, come in tutti gli altri paesi, meccanismi di involuzione autoritaria che sono presenti in Francia, anche istituzionali, un uso molto più repressivo, fino ad arrivare ai decreti Salvini. No, questa è la cosa. Noi siamo dentro questo e anche la pandemia può essere usata con queste finalità. In Francia è già evidente, ma potrebbe esserlo anche in Italia. Cosa succederà? È certo che c'è meccanismi di rivalutazione, ideologie di rivalutazione del fascismo. Non c'è ancora domani, non c'è assolutamente una scelta della borghesia per ora di andare in questa direzione. Ma l'entità della crisi economica, l'impoverimento, il declassamento di intere soggetti sociali e di settori della piccola borghesia pongono grandi punti interrogativi sugli sviluppi. Non che c'è il fascismo o che c'è una dinamica, ma che ci sono ideologie, soggetti, eccetera, e c'è una crisi economica che può produrre dei derapage molto importanti. Di qui la ricostruzione della forza del movimento dei lavoratori, anche per polarizzare a sinistra settori di piccola borghesia declassati, è assolutamente fondamentale. Quindi ho già affrontato anche la Costituzione italiana e il rapporto allo Stato. No, ecco, non ho fatto però l'affermazione. In realtà la Costituzione è molto avanzata, ma resta una costituzione nel quadro capitalista, difende la proprietà capitalista, capite? Cioè, e infatti sarà così, infatti tant'è vero che le lotte degli anni 50 hanno comportato, fino adesso sono stati pochi, quasi, ma sono stati 160-170 i lavoratori ammazzati dalla repressione poliziesca tra gli anni 50 e fino al 68. Quindi una dimensione repressiva molto, molto, molto forte. E domani può tornare, per ora, solo che per ora è molto modesto anche la capacità di lotta del movimento dei lavoratori. E poi, diciamo, siamo ancora in un periodo di maggiore padroneggiamento della situazione. Fra un anno o due non lo possiamo sapere. Ok. Ok, in realtà appunto questo interesse proprio verso il tema della Costituzione comunque è molto forte, infatti emerge anche appunto nelle prime domande arrivate da Facebook, una in particolare che leggo praticamente testualmente, in parte riprende quello che hai appena finito di dire e in parte lo amplia cercando una risposta appunto tramite una domanda. Quindi l'osservazione è questa, allora... dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la Costituzione fu redatta dai partiti della Resistenza, come sappiamo. Si può dire però che la Costituzione italiana sia in fondo di carattere borghese e che quindi difenda più la proprietà privata che i diritti dei lavoratori e dei cittadini in generale? E poi, sempre attualizzando su questo tema, il fatto che oggi c'è un campo largo anche all'interno della sinistra radicale che sostiene la necessità di una attuazione della Costituzione in maniera acritica, senza però curarsi e preoccuparsi dei peggioramenti che sono stati apportati, insomma, come la vedi? Penso, immagino, il riferimento anche all'articolo 81, il pareggio di bilancio, il titolo quinto, la regionalizzazione, la sanità che abbiamo visto. Ma mi pare che abbia già in qualche modo dato la risposta. È una delle costituzioni a carattere più democratico, ma è la costituzione di uno Stato capitalista. E poi appunto c'è la Costituzione, ma c'è tutto l'apparato che rimane tale quale.
E peraltro gli anni 50 sono gli anni 50 e poi ancora prima parte degli anni 60, uno sviluppo incredibile del capitalismo italiano, che diventa la settima potenza mondiale. Quindi quella Costituzione non impedisce lo sviluppo del capitalismo, ma anzi lo favorisce enormemente, e la favorisce anche attraverso una serie di scelte che la borghesia, a un certo punto, diciamo, sotto la pressione del movimento, come, cioè il ruolo dell'IRI l'ha già detto, ma anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica ha la funzione, ha strappato alcuni monopoli, alcuni settori borghesi, per garantire all'insieme del mondo industriale, della borghesia, i prezzi dell'energia in senso vantaggioso. Quindi vedete che una capacità superiore è una scelta che garantisce maggiormente l'insieme della struttura borghese, pur democratica. Io sono per, diciamo così, sono per difendere con l'unghie e coi denti tutte le norme democratiche della Costituzione. Sono anche per utilizzare, dire, la Costituzione dice che tutti devono poter andare a scuola e tutti abbiano diritto a una sanità decente, per dire gli investimenti devono essere fatti in quella direzione. Lo Stato deve intervenire per garantire tutta una serie di elementi. Noi, perché tutto questo può portare al rafforzamento sia della condizione materiale, sia della forza e dell'organizzazione della classe lavoratrice. Però bisogna anche avere chiaro che quello che non si è fatto negli anni 70. Negli anni 70 c'era questa enorme forza, però se a un certo punto questa forza non si trasforma in un processo rivoluzionario, cioè in una generalizzazione delle strutture dell'auto-organizzazione dei lavoratori, dei consigli di fabbrica, nella loro organizzazione a livello nazionale, nell'idea di un trasferimento della proprietà, di un esproprio della borghesia, c'è niente da fare, tutta la vecchia merda ritorna, per usare questa espressione qui, tutto ritorna. Pensate, faccio un esempio classico che non so quanti si ricordano: chi è che ha firmato l'accordo confederale sulla scala mobile, sul punto unico di scala mobile? Pochi forse possono ricordarsi, no? Sì, ma dal punto di vista padronale è Giovanni Agnelli, allora presidente della Confindustria, è del 75, ma a partire dal 79, cioè 4 anni dopo, cioè sulla base dei rapporti di forza, arretra, fa concessioni, perché in questo, preparando la riscossa che arriva nel 79 e poi nell'80. Già nell'81 c'è la prima modifica della scala mobile, poi nell'84 e poi la soppressione soltanto, quindi soltanto 12 anni nel 92, no? Sì, 92-93. Vedete, cioè, posta di fronte a grandi problemi, a movimenti, può fare concessioni. Una cosa che non può fare il capitalismo è perdere il potere, perdere quell'apparato statale che è uno strumento fondamentale. E quando, come in altro, poi c'è l'altro esempio che ho vissuto tantissimo nella mia generazione, è l'esempio del Cile, perché il Cile era il paese dell'America Latina più simile ai paesi dell'Europa, un grande movimento, una vittoria elettorale, lo sviluppo dei cordones industriali, anche un movimento addirittura democratico all'interno dell'esercito, quando però la situazione sfugge sia al controllo della borghesia, sia anche al governo Allende socialdemocratico, che non vuole andare troppo oltre, diciamo. Allora a questo punto c'è una doppia operazione: la fascistizzazione e l'attivazione di una parte della borghesia, della piccola borghesia, e l'esercito che nel frattempo, e l'intervento militare dell'esercito che stronca nel modo più drammatico quel processo lì. Cioè è una scelta precisa, è una scelta fatta con gli Stati Uniti ed una scelta fatta anche con la Democrazia Cristiana cilena, che è il partito
per definizione più di tutti della borghesia cilena in quel periodo. Ho risposto alla domanda, perché ho fatto. E qua bisogna chiederlo a chi l'ha posta, che non ero io però. Ah no, no, non avevo finito però la cosa, non dicevo. Quindi io sono assolutamente per battersi a fondo su tutte le. Cioè, noi facciamo la battaglia per la difesa di tutte le norme democratiche positive che c'è nella Costituzione, che peraltro non è più la Costituzione del 46, perché è già stata profondamente modificata. Tant'è vero che noi abbiamo anche assistito ai guasti prodotti dal cosiddetto federalismo e dal modifica in tal senso della Costituzione già nel 2001, 2006, 2001, una cosa che ha fatto il centro-sinistra. Non ha fatto la destra, che poi diciamo che poi acquisito e vorrebbero acquisire ancora più forza, ma si è dimostrato esattamente un elemento che va nel senso di favorire i potentati economici locali e una frammentazione, non del paese, frammentazione in primo luogo delle classi lavoratrici e delle condizioni delle classi lavoratrici. Questa è la cosa. Quindi, però non mitizzare la Costituzione. Non è che basti il ritorno alla Costituzione, difendiamo quegli obiettivi, le cose democratiche della Costituzione, ma vogliamo andare oltre, perché ripeto, diciamo, abbiamo cominciato ad andare oltre negli anni 60 e 70, ma non siamo andati fino in fondo vuol dire costruire un altro tipo di società e quindi espropriare gli espropriatori. Questa è la terminologia classica, cioè chi ha espropriato le classi lavoratrici della ricchezza, della possibilità dei beni comuni, della possibilità deve essere espropriato. Per ora vincono loro, Questo deve essere chiaro. Sì, no, io giro un'altra domanda molto interessante a proposito del rapporto di nuovo appunto fra Stato e capitale, fra Stato e capitali, più generale, anzi direi di livello globale e non necessariamente nazionale. La domanda chiede: qual è il ruolo degli Stati in una società in cui i capitali sono appunto ormai sovranazionali e liberissimi di muoversi? Non rischiano gli Stati di diventare un elemento frenante a questo punto, proprio dal punto di vista del capitale e della sua libertà di movimento? Sì, no, è interessante, è vero, diciamo così. Allora, è chiaro che c'è stato un doppio movimento. Un movimento alla mondializzazione e all'internazionalizzazione dei capitali e alla costruzione di potenze economiche, di agglomerati, di multinazionali o di transnazionali che hanno la produzione, una ricchezza, dispongono di risorse superiori a quelle di molti stati nazionali. Questo è un primo elemento, e che possono con facilità spostarsi da una parte all'altra del mondo. Questo però mette in luce, questo però, attenzione, è avvenuto perché gli stati hanno permesso questo tipo di cosa qui. Non è che hanno subito. Il liberismo è questa cosa qui. Diciamo, gli stati hanno accettato, hanno messo in moto delle norme perché in questo modo si favoriva l'accumulazione del capitale e si difendeva i profitti e le rendite. Sarà più facile spiegare ancora. Però nello stesso tempo, se voi pensate, un po' tutti i paesi, tutte le grandi multinazionali hanno ancora una base nello Stato dello Stato originario che utilizzano nei momenti di difficoltà. Tu puoi essere forte quanto vuoi, agglomerato o multinazionale americana in giro per il mondo, ma nel momento in cui si rompono tutte le catene del valore per effetto della pandemia a livello internazionale, da chi vai? Dalla mamma. Chi può aiutarti?
Cioè, attenzione, perché Trump lascia morire tranquillamente le persone per le strade e tutto, ma ha rovesciato ancora di più sulle imprese, sulle aziende, una montagna di denaro senza precedenti. Questa è la cosa che c'è. Quindi, è vero questo, è vero che le multinazionali hanno elementi di grande ricatto sugli stati perché possono dirgli: io me ne vado, faccio questo, faccio quell'altro, ma alla fin fine è perché gli stati lo accettano. Alcuni sono molto deboli e non potrebbero fare diversamente, ma in realtà il thatcherismo e il liberismo è diventato la dottrina di tutti gli stati, capite? Questa è un po' la cosa che è avvenuto. Quindi e come è avvenuto in questi giorni, si dimostra che di per sé, solo per le sue leggi interne, il capitalismo può crollare. Cioè, tutte le grandi crisi hanno voluto dire un intervento senza precedenti dello Stato, quello degli anni 30, quello del secondo dopoguerra, quello del 2007. E oggi questo. In questo senso c'è il ritorno degli stati. E oggi qualcuno dice: no, ma se c'è tanti investimenti, anche Bonomi dice ci deve essere l'investimento dello Stato. Ma lì è un altro meccanismo tipico del capitalismo, in cui chiede l'intervento dello Stato. I soldi non ci sono per aumentare le pensioni, ma devi intervenire per salvare le banche. E intervieni per salvare le banche o certe imprese, non per nazionalizzarle e poi rimetterle in funzione sulla base degli interessi, ma le rimetti in sesto e poi le ridai ai privati dopo qualche anno. Questo si chiama nazionalizzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Il caso più eclatante è stato quello delle banche venete, acquistate da Banca Intesa per 1 euro, lo Stato ci ha messo tutto miliardi e miliardi e quindi l'ha regalata a Banca Intesa, capite? E l'altro, anche il caso della FCA, della Fiat, va via dappertutto, però nel momento in cui lo Stato italiano fa un'offerta generosa, in cui dice: vi copro i prestiti bancari fino al 70-80%, improvvisamente scopre di avere una vocazione in Italia ancora, come Giovanni Agnelli fosse ancora a 1 chilometro di distanza, anzi, sì, una volta era meno di 1 chilometro da casa mia, ecco, diciamo in Corso Marconi, ecco, questa cosa qui. Vedete, quindi tutto andrà ridiscusso tra un po'. Questo aspetto qui, tutto il risposto. E questo mi permette anche di dire, di affrontare l'ultima cosa. L'Unione Europea è uno Stato? Nessuno l'aveva chiesto, ma provo a dirlo io. L'Unione Europea è un rebus, è un protostato. È successo questo: di solito gli stati si affermano con una guerra, distruggono un altro Stato, si affermano. Pensate anche all'Italia, allo Stato italiano. È una serie di guerre attraverso cui il Regno di Savoia unifica l'Italia, no? E unifica mica così, l'inizio delle guerre. E cosa fa poi? E alla fine batte una sola moneta, la lira italiana, no? Quindi di solito hai le guerre o le rivoluzioni, la strutturazione dello Stato e la creazione di un mercato unico nazionale e una moneta, la creazione della moneta. In Europa abbiamo avuto una cosa diversa, in Europa abbiamo avuto un processo diverso, per cui sulla base dei disastri di 2 guerre mondiali, le borghesie hanno deciso che forse non era più il caso di farsi le guerre. Francesi e tedeschi hanno deciso che non bisognava più farsi le guerre e che quindi bisognava creare prima un mercato comune, poi una serie.
avuto varie crisi questo, tutto questo percorso, ma alla fine è stato superato fino a un certo punto, all'inizio di questo secolo, di dire facciamo una moneta unica, che è una cosa nuova. Per questo, diciamo, non è mai stato, non hai un territorio unificato da uno Stato con un potere centrale comune, non hai uno Stato federale come negli Stati Uniti, che però c'è una banca, hai la banca centrale, ma non hai lo Stato, e tantomeno l'esercito, una serie, è un governo unico, no? Centrale unico. E perché? Che cosa è avvenuto però? È avvenuto che in realtà, esattamente questo si riallaccia alla cosa prima, quindi questo determina automaticamente una situazione di debolezza. La situazione di debolezza è anche dovuta al fatto che le aggregazioni delle multinazionali, cioè le concentrazioni dei capitali, non sono avvenute solo in Europa, hanno interessato paesi diversi. Quindi non si è formato un capitalismo omogeneo europeo. Ci sono pochi settori come quello dell'aerospazio in cui c'è un capitalismo europeo. Nell'auto non c'è, per esempio, anzi c'è una concorrenza molto forte in molti altri settori. E quindi ci sono ancora tante borghesie europee e capitalismo, e per di più questo, diciamo, e quindi non c'è la base materiale strutturale che è esatta, c'è il mercato, ma non forze capitaliste unificate europee, cioè aziende capitaliste europee. Questo è quello che si, la particolarità dell'Europa. E per questo dico che è un protostato. Uso questo termine, non tutti lo usano. Un protostato in cui, come ha dimostrato anche questa cosa qui, in cui tutti si litigano, in cui c'è degli imperialismi ancora, ognuno, in concorrenza anche tra di loro. Anche se devono stare molto attenti, perché loro peraltro si erano messi insieme per reggere la concorrenza americana, giapponese e cinese. Non capisci? E questo spiega perché, di fronte alla catastrofe che c'è stato, di fronte ai quattro che dicono non bisogna prestare i soldi con un tasso, eccetera, a un certo punto, di fronte al rischio che l'Italia salti, e quindi salta l'Unione Europea, Merkel e Macron si sono visti e hanno detto no, bisogna intervenire. Cioè anche la Germania ordo liberista è intervenuta, perché in realtà il rischio è più grande. Il rischio è che salti l'Unione Europea e che quindi tutte quanto il capitalismo europeo vada in profonda crisi. Poi i quattro ultraliberisti fanno la loro battaglia anche per arrivare poi a dei compromessi, e così sarà, ecco, perché l'ordine resterà, le garanzie della finanza continuano a venire date. Però è chiaro che quando c'è la guerra, quando c'è una situazione eccezionale, qualcuno che vede più lontano, e dentro questa cosa qui sicuramente dal punto della qualità, non tanto Macron, della qualità di pensiero, ma sicuramente la Merkel è più avanti degli altri, cioè diciamo così, no, è decisiva, anche, cioè, ha anche uno strumento maggiore, la principale potenza capitalista europea con un livello, però anche che qualche colpo lo sta subendo pure loro, capisci? E quindi si rende conto che un crollo dell'Unione Europea sarebbe un gravissimo problema, anche per la borghesia tedesca, per gli industriali tedeschi, per tutto. Quindi quindi in parte è un po' una risposta, anche in questo caso ho combinato la risposta, però legando a cose che volevo dire nella mia relazione, di dare una spiegazione sull'Europa. Perfetto, allora direi che per ragioni anche di tempo, con un'ora e mezza anche abbastanza intensa, possiamo chiudere qui. A me non resta altro che dare appuntamento a altri eventi futuri, con l'auspicio appunto che
si tengano, anche con l'auspicio in realtà che questa crisi almeno sul piano sanitario passi e non ci costringa ancora un po' tutti a stare rinchiusi fra le quattro mura domestiche, nonostante l'allentamento delle misure di lockdown. E nulla, chiuderei qua ringraziando Franco per la sua disponibilità. Interrompo un attimo, c'è un capitolo che non so se vogliamo affrontare un'altra volta. A quando l'estinzione dello Stato? E che cos'è lo Stato operaio? Esiste lo Stato operaio? Cioè il pezzo del, diciamo questo, ma era impossibile trattarlo in questa cosa qui. Quindi se lo volete dobbiamo farlo in un altro momento. Scusate. Va bene, ne facciamo un'altra fra Gramsci e Bakunin. No, scherzo. Va bene, d'accordo. Vi ridò appuntamento allora, chiedendo di restare aggiornati sul gruppo Facebook Strike Virus Giovani Anticapitalisti. Ringrazio di nuovo Franco e buona serata a tutti. Grazie a voi e arrivederci.